Manuel Caridu è stato ritrovato. Il corpo del 18 scomparso lo scorso 11 settembre è stato trovato a una profondità di 20 cm nelle campagne tra Ghilarza Aida Maggiore e Abbasanta. Un omicidio terribile, peggiore di un film dell'orrore. I suoi assassini gli hanno prima spaccato il cranio, poi lo hanno fatto a pezzi. A rendere tutto ancora più macabro il fatto che la notte da Arancia Meccanica di 5 giovani finiti in carcere, 3 maggiorenni e 2 minorenni, accusati di occultamento di cadavere oltre che di omicidio premeditato, sia stata registrata da una microspia piazzata nell'auto usata dal branco messa lì a seguito di un'altra indagine. Tutto scritto nelle 36 pagine dell'ordinanza di fermo che porta la firma del procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso, e dal PM Andrea Chelo. In 3, il ventenne Christian Fodde con 2 minorenni, uno il presunto autore materiale del delitto, l'altra, una ragazzina, lo avrebbe organizzato? Avrebbero convinto Manuel Caridu ad andare in un luogo appartato nei pressi del lago Omodeo. Tutto per ricevere dei soldi che pretendeva dalla ragazza per alcuni spinelli non ancora pagati. Dopo circa 24 minuti di percorrenza dalla stazione di Abbasanta, si legge nel provvedimento della procura: i soggetti girano nei pressi del lago Omodeo. Fodde scende dal veicolo e chiama un'altra persona, la quale fa scendere Manu, la vittima, dall'autovettura dicendo di andare a prendersi personalmente i soldi. Nell'ordinanza di fermo per i 5 presunti responsabili dell'omicidio di Manuel Caridu, c'è un passaggio sulla ragazzina registrato presumibilmente quando il delitto era stato appena consumato. Con l'auto in sosta si legge: la minorenne è all'interno della Fiat, punto, dove attende il ritorno degli amici. La microspia. Alle 22:51 dell'11 settembre scorso, capta la 17enne sola in macchina che singhiozza, verosimilmente piange. Il cofano aprimi, dice l'altro minorenne alla sua coetanea, quel ragazzo è fuori. Poi Christian Fodde. Mi devo pulire le scarpe. Accendi le luci della macchina. La microspia, scrivono gli inquirenti nell'ordinanza di fermo, capta i dialoghi, ma soprattutto i rumori di attrezzi metallici. Quelli che presumibilmente sarebbero stati usati per uccidere e fare a pezzi Manuel Caridu. Ma soprattutto registra gli animi concitati del gruppo. Dopo l'omicidio, Christian Fodde e i 2 minori si dirigono al lago Omodeo. Ciò il suo telefonino, dice Fodde, gli faccio sparire tutto, non posso tenerlo in tasca. Li buttiamo all'acqua, risponde il 17enne. E il maggiorenne? Non so dove l'ha, dov'è la SIM? A bordo dell'autovettura che parte dal lago Omodeo, scrivono gli inquirenti, non vi è più la presenza di Manu, Manuel Caridu. Alla fine della conversazione Christian Fodde intima al gruppetto di tenere la bocca cucita. Oh, non si parla di un cazzo. E di niente. Niente. Solo io, punto, dovevi vedere per credere. Io me la rido perché non me ne frega un c***. E vabbè. Non me ne devi dare soldi perché... è difficile che lo dici. Così il ventenne Christian Fodde racconta all'amica 17enne quanto aveva appena fatto.
Poco dopo, la microspia piazzata sull'auto ha intercettato i due ragazzi mentre andavano a cercare il punto preciso dove era stata nascosta una scatola con dentro dei cellulari, con l'intenzione di occultarla nel terreno agricolo del padre. Ed è proprio in uno di questi appezzamenti che la mattina seguente Fod, parlando con un amico, dice: "Non è un gioco. Quello di ammazzare va bene. È il dopo." Sempre lo stesso giorno, il ventenne e la ragazzina ipotizzano un secondo omicidio. Sono in auto con un loro amico, che sa l'accaduto. Quando lui scende la 17enne dice: "Lo uccidiamo?"